Guarda, la mia lettura è un pochino più completa. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti per far gol, abbiamo fallito il rigore sullo 0-0 e tra l'altro se fosse stata una partita ufficiale ci sarebbe stata l'espulsione di un giocatore dell'Atalanta e di conseguenza sarebbe stata tutta un'altra gara. Giustamente, in maniera intelligente, l'arbitro ha lasciato la parità numerica perché era un allenamento. Sicuramente non mi sono piaciuti i primi 10 minuti del secondo tempo, probabilmente i 5 cambi immediati dell'Atalanta hanno dato freschezza a loro, noi siamo partiti con un ritmo molto basso, abbiamo preso 2 brutti gol. Poi comunque siamo riusciti a rimanere in gara, abbiamo avuto un paio di situazioni per accorciare distanze, sicuramente c'è da migliorare, ma se vado a vedere lo sviluppo complessivo, quello che volevo vedere è qualche giocatore che ho rivisto in campo, come Birsa, che ha giocato mezz'ora, Gamberini ha rigiocato 60 minuti, e dunque stiamo cercando anche di andare a prendere condizioni in quei giocatori che hanno avuto qualche problemino e che stanno rientrando. Sì, è una cosa su cui stiamo lavorando, sicuramente il discorso col Dortmund e il Marsiglia è molto particolare, quello del Modena uguale, sono dati statistici giusti su cui stiamo lavorando, la mia visione deve essere un pochino più spostata in avanti, per quello che è il carico del lavoro, per quello che sono le situazioni globali e generali, sicuramente un dato statistico a cui bisogna sempre porre attenzione, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti al primo appuntamento ufficiale che sarà quello con, vediamo se Pescara o Renate a seconda di quella che passerà il turno. Ma io penso che i presupposti li abbiamo creati, abbiamo tirato in porta, il portiere allora ha fatto 2 o 3 parate interessanti, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, vuol dire che lì ci siamo andati, a volte la finalizzazione in certe gare non avviene, sicuramente se vado a una prestazione globalmente più negativa è stata quella col Modena, ma mi aspettavo una partita di quel tipo, mentre secondo me col Dortmund e col Marsiglia, tra l'altro in condizioni molto difficili dove siamo rimasti in 10, e oggi per me la squadra ho visto che ha provato a giocare, se andate a vedere i dati statistici di questa gara, vedrete che probabilmente abbiamo avuto il controllo del gioco, abbiamo tirato moltissime volte in porta, è stata una gara secondo me molto particolare che va in questo senso, ci è andato tutto veramente storto. Ma io penso che da questo punto di vista sicuramente stiamo ponendo attenzione a come abbiamo subito i gol e andiamo a valutarli. Secondo me è mancato un po' di reattività muscolare, soprattutto perché l'inerzia di questi cambi dell'Atalanta ha dato freschezza a loro, noi siamo partiti un po' morbidi mentalmente e dal punto di vista fisico abbiamo preso 2 gol sicuramente evitabili. Io penso che il nostro obiettivo, a prescindere che l'appuntamento di Coppa Italia è sempre un appuntamento ufficiale, è la partita con la Juventus, che è il campionato. Di conseguenza non sono stato sincero a modulare gli allenamenti in funzione delle amichevoli perché sono per me dei test che danno delle indicazioni dal punto di vista tecnico-tattico ma che sono importanti per mettere minutaggio e con questa logica ho lavorato non prestando attenzione o preparando con allenamenti di scarico prima di giocare le gare e questo secondo me è un dato importante. Quello col Pescara sicuramente sarà una settimana quasi tipo che ci porterà col Pescara con Renate, ripeto, a valutare quello che poi è il vero impegno ufficiale, che è quello con la Juventus, e sono sicuro che lì la squadra sarà a posto per fare la prima partita ufficiale. Secondo me non c'è mai niente di definitivo quando giochi a calcio, perché ogni giocatore deve pensare di tenere il posto che si è conquistato e chi non sta giocando in questo momento di conquistarselo. Sicuramente è un ragazzo che sto apprezzando molto, che secondo me ha fatto molto bene anche oggi, e si sta guadagnando la possibilità di poter essere a titolare con la Juventus. No, io penso che c'è da lavorare dal punto di vista proprio di andare a rifinire quello che abbiamo preparato dal punto di vista tecnico, tattico, sicuramente dal punto di vista nervoso, motivazionale. Dicevo anche ai ragazzi, io queste partite che non contano niente, sinceramente sono fin troppe. Adesso abbiamo bisogno di avere dei test veri che ci permettono di avere un'intensità mentale di un certo tipo. Quella che ci è mancata in questi primi 10 minuti, che non ci possiamo permettere del secondo tempo, che non ci possiamo permettere perché puntualmente in Serie A paghi dazio. Guarda, io da questo punto di vista ho già detto più volte che per me la società ha operato bene, abbiamo un paio di settimane e valuteremo quelle che saranno eventualmente le occasioni.